Sempre mi piace investigare nuovo cammino, no? Nuovo rumbo per il disegno. È una delle cose più difficili trovare il modo di attuare nuovamente su una tecnica o un modo. Ho cominciato a cercare il modo di farlo, di avvicinarlo al mio lavoro, che è su questo mondo dell'architettura, dell'urbanismo. Non è un lavoro che parla delle persone dentro di questo spazio urbano. Molto difficile arrivare a un gruppo di lavori come questo che parla dell'architettura, almeno quello che vede, questo mondo del modello dell'architettura e anche di questo paesaggio che si è tornato, questo palazzo dentro del mondo un po' incommensurabile, no? Questi piccoli personaggi che sono in legno, che guardano questo mondo che è nato da loro, sono i testimoni di quello che guardano. Loro guardano la sua rappresentazione, loro guardano il mondo che viene dopo di loro, no? Questi modellini che ho fatto sono pensati tutti per fare il frottage. Ognuno sono sotto la carta e dopo si sviluppa questo mondo, diciamo, questo mondo irreale o questo mondo dell'arte o questo mondo del pensiero libero, no? E sempre si parte di qualcosa vera, che c'è la verità, la realtà, e si torna in questo mondo immaginario, un po' ficzione, un po' fittivo, no? Quello è il lavoro più pensato e meno calcolato nel luogo, no? E sempre sono queste opere al mezzo della testa quando fa una mostra così. Piccoli animali, queste piccole termite che mangiano il legno, che fanno destruire la casa, però alla fine sono la casa stessa, no? Quest'idea di questo ciclo naturale della vita, di distruzione e ricostruzione, un po' l'istoria dell'uomo, un po' l'istoria della città, un po' l'istoria della urbe. C'è questo mondo un po' distrutto, un po' decadente, però anche bello, no? Nella sua decadenza, nella sua materia. E queste piccole termite fatte di cristallo, di fibra di cristallo, che sono lì. Guardando, no? Il titolo del lavoro è E allora che si fa? Che facciamo dopo? No? Queste termite che si questionano dopo di distruggere tutto e di avere in testa la costruzione di un mondo nuovo, che cosa possiamo fare in più? No? Un po' la domanda che è al centro nostro, no? Come esseri umani, no? Che cosa facciamo? Sempre quel futuro può venire, no? Per arrivare. Che cosa siamo fatti noi, no? Che cosa aspettiamo del mondo, che cosa aspettiamo della vita, come si è vissuto in questo mondo contemporaneo, un mondo pieno di domande, pieno di violenza, pieno di tante storie, che gli ultimi anni sono proprio un mondo che fa un po' di intranquillità, no? È un po' quell'idea di tornare al mondo testa sotto, la testa cabeza abajo, e guardare il cuore nostro, no? Questa idea della radice del mondo è quello che nos fa crescere un po'. La opera meno speranzadora, la opera meno che guarda la vita con meno leggerezza, proprio un po' pesante, che è un lavoro che bisognava avere alla mostra, era importante avere un lavoro che proprio faceva un golpe dentro di tanta poesia e tanto lirismo. Parlo una lingua franca, aperta. Quello è un tipo di lavoro che mi piace molto fare, no? Che sono critici, sono duri, che questionano la realtà e la realtà dell'uomo, un po' del mondo, no?